L'emergenza non è in questa fase assolutamente terminata, cioè terminata l'aspetto dei ricoveri presso le terapie intensive. Oggi la battaglia si è spostata, si sposta dove? Si sposta innanzitutto in quella che è la capacità di poter subito intercettare quelli che possono essere eventuali casi positivi, i nuovi malati, in modo tale da attivare immediatamente indagini epidemiologiche al fine di rintracciare eventuali contatti, riuscire a fare i tamponi a tutti quelli che sono venuti a contatto con il caso e quindi cercare di isolare e contenere eventuali emergenze di nuovi focolai. Questa è la sfida, è una sfida che si combatte soprattutto nel territorio. Dipartimenti di prevenzione che siano in grado appunto di fare indagini epidemiologiche, contattare tutti i soggetti che vengono positivi e venire a conoscenza degli stessi e soprattutto tentare appunto di isolare i focolai. L'estate, il caldo, si parla molto di questo aspetto, però dire, il virus circola anche in nazioni dove le alte temperature sono la quotidianità. È vero questo, il virus, infatti, tre volte che lo dico, è tra di noi. Cioè, la parte più positiva qual è? Che si vive un po' meno in ambienti chiusi. Però chi ha il virus lo trasmette, quindi è questo l'elemento da fare attenzione. Quindi il gioco è proprio qui, cioè il gioco è nel sapere intercettare precocemente quelli che sono i nuovi casi, chi ha sintomi, in modo tale che si rivolga al medico che lo segnali immediatamente, quello che ha sintomi deve essere sottoposto ad accertamenti come nel caso del tampone. Se devono essere fatte indagini epidemiologiche per capire quali sono stati i contatti di questo soggetto, fare i tamponi anche ai contatti e in questo modo tendere ad isolarli finché sono positivi.